Salve gente, sono Laro, siete qui qua su Mountain Blade 1257 anno domini. Finalmente, dopo tanto tempo, parliamo di mesi, sono tornato a fare questa serie. Ma perché sono tornato a fare questa serie adesso e non quando ce n'era bisogno, tipo mesi fa? E la questione è stata una soltanto. Praticamente, avendo fatto SimCity, avendo fatto Deus Ex, non volevo mettere troppa carne al fuoco, perché non entrambe delle serie che mi impegnavano abbastanza. Poi questa qua è abbastanza impegnativa perché devo montarla, perché sennò è troppo noiosa. Però visto che alcuni di voi mi dicono, Larus, non montare queste puntate, non tagliarle, io non le taglio. Dovete dirmi se questa puntata qua, non tagliata, sia buona o meno. Se ovviamente è una merda, voi mi state a dire, Larus, che cazzo stai facendo? E io le monto dopo. Comunque, visto che voi lo chiedevate, lo continuerò. Poi oltretutto SimCity forse non continuo perché prima questo era morale, ma questo qua ci parlerò in un altro video. Praticamente, bando alle ciance, cosa ho fatto? Perché prima ero sbarcato qui ad Acri. Praticamente sono andato a Antiochia, perché appena sbarcato mi hanno chiesto di fare un raduno a Antiochia. Perché ricordate che io ho giurato fedeltà agli stati crociati. Quindi mi hanno chiesto di andare a Antiochia. E quindi io sono andato a Antiochia perché dovevano fare un raduno dell'esercito. Magari dobbiamo sferrare qualche attacco importante, non lo so. Infatti vedete un po' di forza che giro attorno. Siamo 1200 e passa. Veramente tanti. Sto aspettando ancora qualcuno che arrivi da Nicosia, dalla zona sud della Turchia. Ecco, stanno arrivando un po'. Questo qua chi è? Ah, una caravana dell'ordine teutonico. Non me ne frego un cazzo, vado a saccheggiarla. Mi servono soldi. Ok, chiedo qualcosa da te. Cosa vuoi? C'è una tassa per passare qui. Ok. Ah, 326 denari, va bene. Faccio così, attacchiamoli. Ho perso onore. Ah, che peccato, non lo sapevo che perdevo onore. Comunque, boh. Uomini, facciamo una cosa abbastanza... Oh mio Dio, però qua in questo gioco il suono va sempre in crash. Comunque i cavalieri mi devono seguire. Followatemi. Andiamo un po' in pattuglia. Giusto per controllare un'occhiata. Che c'è? Eccoli, no. Tornate indietro. Indietro. Tu che cazzo sei? Sei Velgritas? Ah, sì, sei Velgritas. Dai, venite qua dietro. Facciamoli attaccare. Le cerri sono tutte in posizione. La cavalleria la posso lasciare sopra questa collina. Quindi seguitemi, uomini. Comunque, dai, non importa, so perso un po' di onore. Tanto volevo... Meglio farsi anche un po' di nemici, così possiamo attaccare tutti i villaggi che vogliamo. Tanto vado a dare un'occhiata perché ci stanno mettendo veramente tanto. Prendiamo la nostra spada o la nostra lancia? Nostra lancia. Mi sembra più che altro un... come si chiamano? Le truppe scozzesi con lance, gli Uscarli. Sì, gli Uscarli, non mi ricordo. Ma stanno fermi, bastardi. I merda. Oh merda. Forse è meglio che qui. Quindi carico. Lui vuole stare qui fermo. Allora c'è una tattica. Con la fanteria, per non farci beccare, passiamo dietro questa collina. Quindi qui oltate la posizione. Gli arcieri invece li lascerò. Ah, questa qua è una buona posizione, sì. Posso lasciare qui. E c'è la cavalleria, la muoverò con me. È bella l'interfaccia che c'è in alto a destra, che così possiamo avere tutta una panoramica della battaglia senza farci troppi problemi. Poi oltretutto ci sono le bandiere che stanno a indicare gli attacchi, difese, perché le bandiere bianche stanno a indicare gli arcieri. Quelle grigie stanno a indicare la fanteria. Poi dopo le... Eccoli là. Poi dopo le altre stanno... Quelle verdi stanno a indicare la cavalleria. E ogni ordine diverso è segnato sulla... appunto sulla bandiera. Quindi
gli arcieri possono attaccare, quindi fanteria carica e continuiamo a girovagare. E anche gli arcieri dovrebbero, non so cosa devono fare, giusto per dargli un po' di compiglio. Non voglio proprio caricare e i miei uomini caricano ovviamente. Ah, ne ha ammazzato uno. Tedeschi. Oh, ma c'è il giusto qua, l'ordine teutonico, quindi sono un po' tedeschi. Sì, sono tedeschi. No, sono estoni. Non so. Ma la cavalleria sta prendendo un po' di danni. Followatemi. No, tu dai scappi, bello. Quanti sono rimasti? Pochi. Ok, è rimasto questo? Questo? Morto. Ho tutti i scappi, vieni qui. Vieni. Io consiglio, durante le prime fasi di un combattimento, soprattutto quello a cavallo, di utilizzare la lancia quando si va in conto. Poi dopo passare alla lama quando si sta proprio nella mischia. Qua l'ha ammazzato, sì. Ah, cavalleria, allora carica. Ho sprecato un po' della mia cavalleria, non dovevo farlo. Oh. Mi ricordo tanto di Game of Thrones, non so se alcuni di voi lo conoscono. O Trono di Spade, chiamatelo come cazzo volete. Dai, chi è che è epico però, sta carica. Tu non scapperai. Ok, livello 4, raggiunto. Ah, chi è rimasto? Sto qui. No, non scapperai. L'ho ammazzato. Bene, uomini. Abbiamo vinto questa battaglia. Abbiamo schiacciato questa carovana, oltretutto. Quanto denaro abbiamo preso? Vediamo. Ah, tools. Questi qua valgono un casino, i tools. Ah, scudo della Lituania. Ah. Vediamo un po' che cosa c'è di bello da prendere. Lunch, Bands. Più potente la mia. Questo qua è. Questa qua è più potente, sì, come lancia. Poi scudi. No. Ah, la shits. La shitla lì. Potente, io mi trovo abbastanza bene. Ah, sulla testa sono abbastanza messo a posto. Un po' di porceddu e un po' di. Di tutte queste cose qui. Sì, siamo messi bene. Prendo queste armi qua per venderle poi dopo. Non per fare altri usi, perché sono abbastanza inutili. Ok. 42 denari. Bene. Mettiamo Antiochia e vendiamo tutto quanto. Tutto quanto. Ok. Arms. Ok. Innanzitutto vendiamo i tools. Yep. Questo. Poi si lancia. Questo. Questo. E basta, sì. Non c'è nient'altro, questo. Sì. Sì, va bene tutto quanto così. E ok, così abbiamo già un po' di cose. Quindi aspettiamo un po' che le armate si muovano. Ah. Oh. Sultano Al-Malik ci offre una somma di 6200 denari in argento, se noi possiamo venderlo al Salif al-Din Qasur Musuri. Ti ricordi? Vi ricordate quello lì che ho preso nella prima battaglia? Ecco, quello lì lo possiamo vendere. Sì, lo vendiamo. Bene. Così saranno praticamente gli ostaggi. Così abbiamo venduto. Ci siamo fatti tanti soldi, veramente tanti.
Se 1200 possiamo campare con il nostro esercito per 2 settimane, e sono tante, fidatevi. E quindi continuiamo ad aspettare alla fine. Che, ecco, arrivano da Sidone. Sidone dov'è? È più a nord? Sì, Sidone è un po' più a nord. E aspettiamo il nuovo ordine, dovrebbe apparire qui in blu. Quindi non ne ho idea. Ok, si stanno muovendo, dove stanno andando? Oh, ah no, Mon Orda Mongola, è una caravana amica. Amica, amica. Noi siamo amici con i mongoli. Mongoplettici. Ok. Dove si vogliono muovere? Io li seguo loro, eh. Ricordate che io sono sto qui, Sir Lares. Non ho nemmeno una, diciamo, un nome onorario, onorifico, qualcosa del genere, solo Sir Lars, tutti quanti, conte di Antiochia, contabile di Antiochia. Ah. Boh, dice lì, niente di che. Aspettiamo qui. Vediamo un po' a Damasco, cosa succede a Damasco. Oh, torniamo indietro. Damasco. Ok. Ah, vogliono attaccare Burgush, ma è già saccheggiata. Ah no, sta venendo saccheggiata. Burgush. Saccheggiare i paesi ostili fa bene perché guadagni troppi soldi, troppi. Quindi, va bene. Damasco non succede un cazzo proprio, eh. Secondo me vogliamo attaccare Damasco. Sono un po' le loro intenzioni, secondo me. Wow. Ah, mongoli. Ah, li stanno tenendo sotto assedio i mongoli. Vedete un po' la situazione come si fa intrigata. Mongoli, i mongoplettici sono arrivati per conquistare Damasco. Quindi, no, va bene, finché sono nostri alleati. Magari posso anche farmi alleato dei mongoplettici. Però quello che volevo fare è innanzitutto fare queste 2 settimane, che devo per forza fare 2 settimane qua giù in Terra Santa. Poi dopo, quando voglio, posso andare su. Intanto, oh, wow, che cazzo. Oh, battaglie campali, oh, aiuto. Sono in tanti, eh. Devo essere sincero. Però io non entro nella battaglia. Aspetto un po'. Perché loro sono in troppi. Cioè gli arabi. Quindi andrò. Aspetta, però c'è una piccola battaglia che si sta facendo qui. Posso andare. Oh! Dio! Dio! Oh! Mai più devo farlo. Anche se mi scontrassi con contro una piccola armata di queste, che farebbero un culo. Culo quadrato. Damasco. Cosa posso fare? Parliamo con qualche mongolo. Io sono Sir Larus, al tuo servizio. Chiediamo qualcosa. Niente. Ah, i regni della Lituania hanno dichiarato guerra all'ordine teutonico. Vediamo intanto qua come sta andando. La guerra più totale. Io non voglio partecipare a queste battaglie qua che dureranno troppo. Aspetta, eh. Troppi numeri. Aggreghiamoci a una battaglia un po'. Oh no, no, questa qua è un po' troppo grande. Oh merda. Alt. Merda. Merda. Combatteremo, dai. Ah. 500 truppe contro 800. Non so che dire. Questa battaglia qua durerà un'eternità. Di sicuro. Intanto io vado alla carica. Uomini, carica. Uomini, carica ho detto.
Ecchia, spero che mi seguono. Passerà di tempo. Dai uomini! Carica! Cazzo, scherzavo. Aspetta, dai. Uomini. Date una mano. Comunque non sono 60, perché in una battaglia di queste qui il computer può gestire al massimo circa un centinaio di uomini. 120 credo. Non tutti, perché sennò povero computer esplode. Tu il Mountain Blade devi andare, mi pare, nella cartella di documenti, di file. Per tutto. Ok, io al momento vorrei scendere un attimo a cavallo, piazzarmi tipo così la mia lancia, il mio scudo. Se vogliono fare, non lo so. Secondo me però dobbiamo attaccare, chargiamo. Ma solo i miei uomini chargiano, gli altri no. Allora, guardate la posizione, i miei uomini. Dobbiamo aspettare che loro ci caricano, perché sono troppi. Vediamo che riesco a fare, facciano tipo, tentiamo di ammazzare. Bene. Aiuto. 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 Uomini. Muro di scudi. È un po' più indietro, magari homines. Ok, faranno sta benedetta carica, che alla fine è solo... C'è ancora stata una vittima. Fare. No, minchia. Li devo avvicinare un po' giusto per dirgli muovetevi, guys. Ok, 51 di danno. Giusto per dargli un po' di fastidio. Ecco, inizia la guerra. Oh, merda, merda, merda. Aiuto, 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 aiuto. Ah! Ah! Aiuto! Ah! Uomini, 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 uomini! La mano! La manina! No, non la mano grande, proprio piccola. Dai, uomini, voi alla carica, non state lì. Dobbiamo portare alto il nome della casata di Ellarus. Ok, perfetto. Ok, bene, li stiamo ammazzando un po'. Oh, attento. Muori. Sei finito nel quartiere sbagliato, negro. Bene. In realtà era un'arma, comunque. Poco importa. Merda, l'ho mancato! Sai tu, chi sei? Homo Armatus. Che sembra più che altro un nome scientifico di un non so, metti caso di un Homo Erectus. Ma che cavallo è? Ah, un cavallo con un tappeto sopra, minchia, epico. Merda! Oh, non scappare! Nessuno scappa due volte da Larus. Nessuno! Quindi, fatti avanti. Va proprio con un codardo. Intanto la mischia è là. Andiamo alla mischia, va. Velgritas! No! Hanno stordito Velgritas! Avete visto? In alto, basso, a sinistra. Ok. Abbiamo ucciso Ramil Al-Qaeda. Al-Qaeda. Che cazzo ci fai, Al-Qaeda? Ok. Continuiamo a fargli il più danni possibile. La mia tattica è sempre avvicinarmi abbastanza, così gli do il colpo col cavallo di carica. Oh, uomini, state un attimo qui, perché non voglio che vanno troppo nella mischia, sennò rischiano troppo. Comunque la mia tattica è tipo mettermi in posizione di andare abbastanza vicino, che quando tu li passi sopra gli uomini col cavallo, tu fai male. Male, oh cazzo. Il mio cavallo è morto. Oh merda.
Visto? Così mi hanno fatto male. Ok. Dov'è il mio scudo? Aia! Ecco, così mi fanno male. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Merda. L'unica cosa che posso dire è merda. Scappa, Larus, scappa. Merda. Bene. Ok, ve l'ho detto che qua possiamo controllare uno dei nostri uomini. Quando... possiamo controllare uno dei nostri uomini quando moriamo in questa mod. Perché nel gioco completo, quando moriamo, la battaglia finisce. Comunque noi non moriamo mai, solo veniamo solo storditi, quindi... Abbiamo anche una mazza. Quindi, bene. Paradossalmente questi uomini qui sono più potenti di me. Perché, essendo mercenari, sono veramente molto potenti. Mercenari, tipo, mi sento... Non so chi. Muori. Male. Ah, c'è anche un'accetta. Dovrei prendermi, tipo, lo scudo di qualcuno, perché... Questo scudo qui è veramente brutto. Aia! Ai! Chi è stato? Dai, uomini. Qui. Io carico sporadicamente, spontaneamente, non... poco mi importa. Merda. Non devo mai farlo. Ecco, così va bene. Oh, aia! Dai, dai, attacco dal lato con le lance. Merda, si è rotta la lancia. Le lance si rompono facilmente quando vanno contro gli scudi. No, no, però non tutti contro di me, Dove? Scappate. Morite male. Ok, 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 ritirato un attimo. Organizziamoci. Organizziamoci, organizziamoci. Voglio tipo fare un taunt tipo contro i loro scudi. Aia! Ah! Fa male! Perché tutti però sti cavalli sono troppi, ma se andiamo avanti così la battaglia durerà un'eternità. No, no, no. Merda. Ah, un balestriere adesso comandiamo. Bene. Quanto durerà sta cazzo di battaglia però? Andiamo a inserire un po' di frecce. L'abbiamo mancato. Dai. Dai uomini, caricate. Fatto male uno? Ah, bene. Andiamo nel corpo a corpo, va. Si ritirano sempre sti bastardi. Ok, ora ritiratevi e vi sparo. Tanto io c'ho tutti i miei uomini che mi proteggono. Ah, ciao. Morite male. Ohia. La guerra è bruttissima. Oh, ah! Ah! Muori. Muori. Ok, dai, questo qua lo riusciremo a ammazzare. Muori! Minchia, ma vogliono morire! Ok, ricarichiamo allora. Oh, cazzo, il mio telefono. Merda. Ti ho mancato. Vieni qui allora.
Oh, l'ho beccato! Colpo alla testa, oltretutto. Al cavallo, però. Era te l'ho mancato. Dai. Ok, l'ho beccato. Dai, l'ho beccato. La... Troppo lag, questa battaglia qua durerà un casino. Ma ritiriamoci, forse è meglio. Perché sennò questa battaglia qua veramente dura troppo. Comunque, per questa puntata è tutto, gente. La continueremo la prossima volta. Intanto ci ritiriamo un attimo, andiamo a Safet, da qualche parte. Siamo alla prossima, gente. Dalla nostra è tutto. Ciao!